Va bene, ragazzi. Prima che finisca la lezione di oggi, vorrei che due di voi leggessero il testo che vi avevo dato da scrivere come compito per casa. Jonas, perché non vieni alla cattedra? Leggi e traduci il tuo testo ai tuoi compagni. Ok, allora, ecco cosa ho scritto. Bonjour les amis. Je suis Jonas. Je t'aime le foot. In italiano significa: buongiorno amici, mi chiamo Jonas e amo il calcio. Mais oui, oulala, Jonas, sei stato molto bravo. Ottimo. Allora, chi vuole essere il prossimo a leggere il suo testo per i compagni? Avanti, prima che suoni la campanella, voglio sentire un altro testo. Je m'appelle Anna et je t'aime les fleurs, che in italiano significa mi chiamo Anna e amo i fiori. Mais oui, ragazzi, c'est fini! Siamo arrivati alla fine della nostra lezione. Lasciate pure i testi che avete scritto sulla cattedra. Vi auguro un buon pomeriggio. Ehi, Marvin, ti auguro un buon pomeriggio. Oggi torno a casa con il pulmino. La mia bici si è rotta, ma domani o dopodomani potrò riprenderla. A domani, ciao! Oh, ma prima di prendere il pulmino devo andare in bagno. Le lasagne di ieri non erano affatto buone. Devo proprio correre a farla. Non posso trattenermi fino a casa. Non ce la faccio più. Ma che schifo! Che puzza qui dentro! Devo solo alzare la tavoletta, forza! Devo sbrigarmi, non posso perdere il pulmino. Accidenti! Oh mio Dio, no! È vomitevole! Preferirei morire! Me la terrò fino a casa, spero, ma non ne sono sicuro. Oh no, cosa posso fare? Ma come si può lasciare così sporco un bagno? Basta, devo sbrigarmi. Il pulmino partirà a momenti. Che fortuna! Non è ancora arrivato. Sembra che oggi saremo in pochi a prenderlo. Guarda che bello il nostro nuovo pulmino! È davvero gigante, molto più grande di quello vecchio. Ciao ragazzi, io sono Otto, il vostro conducente. Come va? Adesso vi porterò a casa. Avete visto che bello il nuovo pulmino? Forza, salite a bordo! Ciao Otto, devo proprio dirlo, il nuovo pulmino è fantastico! Complimenti, è meraviglioso! Ehi Jonas, sì, è un gran bel pulmino, vero? Ti ho tenuto libero un posto in prima fila. Dai, sali! Wow, questo pulmino è grandioso! E che sedili larghi! Ah, ecco il mio posto! Avanti ragazzi, sedetevi, allacciate le cinture. Adesso partiamo e tra poco sarete a casa. Non ci credo! Il sedile è ancora più largo e comodo del previsto! Molto meglio del vecchio pulmino! Complimenti, Otto! Ah ah ah, puoi dirlo forte, Jonas! Allora, ragazzi, rimanete seduti con le cinture allacciate. Si parte! Ciao Marvin! Ave all'autista, l'autista, l'autista. Ave all'autista, l'autista del pulmin. Ah, che bravi bambini! Adoro questa canzoncina, è così allegra! Ma aspetta, che cosa c'è in mezzo alla strada? È un cane? Oh mio Dio, è proprio un cane! Oh mio Dio, che cosa faccio adesso? Oh, la mia testa! La mia testa! Oh, per fortuna non è successo niente. Fammi tirare su. Per fortuna non è successo niente di grave. Meno male che l'ho visto in tempo e sono riuscito a frenare. Oh, ai ai ai. Ragazzi, va tutto bene lì dietro? Vi siete spaventati? Noi due stiamo bene, ma Jonas ha bisogno di aiuto. Oh, la mia testa! Oh. Oh no, Jonas! Sei caduto proprio di testa! Eppure ti avevo detto di allacciare la cintura. Aspetta, ti aiuto ad alzarti. Jonas, hai dato davvero una bella botta. Dimmi, quante dita vedi? Mi sembrano due, ma mi gira la testa, Otto. Ahai, ahai. Ambulanza, qui è la centrale. C'è stato un incidente col pulmino al numero 11 della strada della scuola elementare. C'è un ferito lieve. Serve un'ambulanza sul posto. Ricevuto, centrale. Riferite pure che sto partendo. Sarò lì al più presto. Ehi,
Sono stato io a chiamare! Il ragazzo è qui dentro! Ehi! Ehi! Ah, Otto, sei tu! Che cosa è successo? Mi ha chiamato la centrale. Hanno detto che c'è un ragazzo ferito, è vero? Sì, Jonas è ferito! È quel ragazzo con la maglietta arancione seduto in prima fila. Ha battuto la testa, ma per il momento sembra a posto. Ci ho parlato e risponde alle domande. Ciao, Jonas, sono un medico. Ora ti do un'occhiata alla testa, non ti muovere. Hai perso un pochino di sangue qui dove hai sbattuto, vedi? Ma a parte questo sembra tutto intero. Ovviamente dovrai mettere dei punti. Per sicurezza fammi vedere anche il braccio, potresti esserti fatto più male di quanto pensi. Ecco, sto per premerti qui sul gomito, ok? Malissimo! Aia! Penso di essermelo rotto! Non riesco nemmeno più a muoverlo! Jonas, ho capito. Ti porto immediatamente al pronto soccorso. Purtroppo il tuo braccio è rotto e dovranno metterti il gesso. Ti faranno anche degli altri accertamenti. Ma non preoccuparti, andrà tutto bene. Otto, tu resta qui e non spostare il pulmino. Tra poco arriverà la polizia e ti farà qualche semplice domanda. Io porterò tutti i bambini a pronto soccorso per un controllo veloce e chiamerò i loro genitori. Allora, per fortuna non è successo nulla. Non sentirti in colpa, poteva capitare a chiunque. Sei stato sfortunato e fortunato insieme. Ci sentiamo più tardi, ti aggiornerò sulle condizioni di Jonas. Ciao amici, per oggi è tutto. Grazie per aver guardato un'altra puntata. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi gratuitamente al nostro canale e non perdete le ultime novità. Condividete questo video con i vostri amici e non dimenticate di cliccare mi piace. Grazie ancora e ciao!